Amici e amiche di TV City, bentrovati ad una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Questa puntata è dedicata a playoff e playout di Serie B e di Serie C. Cominciamo con la Serie B. Le due squadre promosse in Serie A tramite il campionato sono state il Frosinone, allenato da Grosso. I gialloblu hanno dominato praticamente l'intera stagione, e il Genoa, allenato da Girardino, che ritorna in Serie A dopo una sola stagione. Passiamo ora ai playoff. Ci sarà un primo turno che vedrà di fronte il 26 maggio il Sud Tirol e la Regina. Il Sud Tirol, alla sua prima stagione in assoluto in Serie B, ha guadagnato l'accesso ai playoff, guadagnandosi anche le simpatie dell'intera platea sportiva, mentre la Regina ha raggiunto i playoff nonostante una penalizzazione prima di 7, poi ridotta a 5 punti. Il giorno dopo, il 27 maggio, saranno di fronte il Cagliari, una delle squadre che maggiormente arriva con i favori del pronostico, e il Venezia, che ha raggiunto i playoff a spese di una di quelle che sembrava invece le favorite, il Palermo. Le semifinali invece si vedranno di fronte il Bari, che aspetterà il 29 maggio e il 2 giugno la vincente della prima sfida, quella tra Sud Tirol e Regina, mentre l'altra semifinalista, il Parma, aspetterà la vincente tra Cagliari e Venezia il 30 maggio e il 3 giugno. Passiamo ora ai playout, la sfida per non retrocedere che vedrà di fronte il Cosenza e il Brescia. Soprattutto i lombardi hanno effettuato una rimonta incredibile per raggiungere gli spareggi per non retrocedere e quindi evitare la retrocessione diretta in Serie C, retrocessione che invece è a spese del Perugia, della Spal, che ha raggiunto la Serie C nonostante 3 anni molto recenti in Serie A, e purtroppo per noi campani anche il Benevento, dopo 2 stagioni anch'essa in Serie A, deve scendere in terza serie. Parliamo proprio della terza serie, la Serie C, che ha decretato le sue 3 squadre promosse nei 3 gironi della terza serie italiana. La Feralpi Salò, che ha vinto il girone A e rappresenterà la città di Salò, che sarà il secondo comune più piccolo della storia a partecipare alla Serie B con i suoi 10.000 abitanti. Il girone B invece, che ha visto la vittoria di campionato della Reggiana, e la girone C, che ha visto dominare praticamente dall'inizio il Catanzaro. I playoff di Serie C invece sono molto articolati. All'inizio partecipano 28 squadre, 27 vengono dai 3 gironi, 9 per girone, e una, l'ultima, è la vincente della Coppa Italia, che quest'anno è stato il Vicenza. Siamo giunti ai quarti di finale, il secondo turno nazionale, ovvero i quarti di finale dei playoff, che verranno di fronte nella parte alta del tabellone il Foggia, che ha eliminato incredibilmente il Cerignola rimontando 3 gol nella partita di ritorno, che sfiderà il Crotone, una delle favorite in assoluto alla promozione, mentre il Pescara se la dovrà vedere con la Virtus Entella. Scendiamo nella parte bassa del tabellone, dove il Lecco sfiderà un'altra delle favorite, il Pordenone, mentre il Vicenza, vincitore della Coppa Italia, se la dovrà vedere col Cesena. Questi playoff si giocheranno il 27 maggio, ritorno il 31 maggio, mentre le semifinali andranno di scena il 4 e 8 giugno, la finale andata e ritorno, che decreterà l'ultima promossa in Serie B, si giocherà il 13 e 18 giugno. Si sono svolti anche i playout in Serie C, quindi abbiamo già i verdetti di queste sfide, con l'Albino Leffe, che ha avuto la meglio sul Mantova, che quindi scende in Serie D, e della Triestina, che ha sconfitto il San Giuliano City. Quindi Albino Leffe e Triestina rimangono in Serie C per quanto riguarda il girone A. Nel girone B, il San Donato Tavernella invece è stato sconfitto dall'Alessandria, che quindi si salva, mentre non si è disputato il playout tra Limolese e la Vispesa a causa del regolamento che prevede che oltre gli 8 punti gli spareggi non vanno effettuati, quindi la Vispesa si è automaticamente salvata, purtroppo scende in Serie D Limolese. Stessa sorte anche per la Viterbese, che a causa del distacco dal Monterosi non ha potuto provare a salvarsi, mentre si è salvato ovviamente il Monterosi, mentre il Messina ha sconfitto la Gelbison restando in Serie C. Le altre retrocesse in Serie D purtroppo sono stati il Piacenza, una nobile decaduta che quindi sprofonda nel dilettantismo, l'Aquila Montevarchi e la Fidelis Andria. Questa è l'ultima notizia, ricordo che se volete darci consigli, suggerimenti, potete scriverlo nei commenti. Con questo è davvero tutto, vi do un appuntamento ad una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!